Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Certe volte la realtà, la cronaca, il mondo semplicemente non ha bisogno di commenti. Questo è il claim del canale No Comment TV, che vi segnalo sul doobly-doo, e No Comment era una trasmissione televisiva che andava in onda una volta sul canale satellitare Euronews. Non so se ci va in onda tutt'oggi, ma credo di sì, perché come è curato il canale dovrebbe essere curata anche la trasmissione. E data la tipologia di immagini molto interessanti, ma talvolta anche molto crude, vi segnalo nel doobly-doo il canale No Comment, ma non vi segnalerò un video piuttosto che un altro, perché sono tutte immagini dal forte contenuto espressivo, e soprattutto quando si parla delle immagini più recenti, sui fatti di cronaca più recenti. Quindi vi consiglio di andare a vedere il canale No Comment TV e di iscrivervi se lo trovate interessante. Detto questo, io farò un vlog estremamente veloce, perché sto andando da un cliente, dopo devo andare da altri clienti. Oggi è un sabato pesantissimo, e perché non solo mi aspetto una giornata lavorativa complicatissima, ma entro l'una dovrò anche aver mangiato e devo andare a fare servizio antincendio con la Protezione Civile. E ecco una cosa di cui vorrei parlarvi oggi, che è il volontariato, soprattutto in questi giorni che sta andando moltissimo questo Ice Bucket Challenge, la sfida della secchiata d'acqua gelata, che è qualcosa di molto interessante se pensiamo che, al di là del fenomeno virale delle persone che si sfidano a tirarsi questa benedetta secchiata di acqua gelata addosso, soprattutto ha permesso in pochissimi giorni, da quando è cominciata, di raccogliere moltissimi soldi a favore della ricerca sulla SLA. Il punto è principalmente questo, che l'Ice Bucket Challenge è sottolineato che non è che tu ti tiri una secchiata di acqua in testa per sostenere la ricerca. Tu doni! Se doni poco, mi pare sia $10, vuol dire che ti devi prendere la secchiata di acqua. Se non ti vuoi prendere la secchiata di acqua, devi fare una donazione minima di $100. Anche se ovviamente sono state coinvolte persone più importanti, che non credo che abbiano semplicemente donato $10 semplicemente per aver preso la secchiata di acqua in testa. Diciamocelo chiaramente, Bill Gates, che è una persona comunque molto impegnata nel sociale, che ha accettato la sfida e si è tirato una bella secchiata di acqua gelata addosso, non credo che abbia donato solo $10 a favore della ricerca. Ma in ogni caso non siamo lì ad analizzare la donazione di ciascuno, il punto è quello, che non diventi semplicemente il gesto virale di tirarsi una secchiata in testa e di «io sfido Tizio, Caio e Sempronio a fare altrettanto», perché così perde tutto il suo valore di sostegno alla ricerca. E il volontariato, d'altronde, come quello che faccio io di Protezione Civile, è anche un modo di rendere un po' migliore il mondo in cui viviamo. Io faccio il volontario nei miei ritagli di tempo libero. Oggi chiudo il mio negozio alle 13, quindi quando finisco di lavorare, il tempo tecnico di andarmi a cambiare, e vado a fare questo servizio antincendio. È un servizio che svolgo gratuitamente, così come svolgo tutti i servizi di Protezione Civile gratuitamente, cioè non vengo pagato per svolgere questo servizio. Io, quando nel 2009, per esempio, sono stato in Abruzzo, nel campo di assistenza ai terremotati, fondamentalmente io ho chiuso il mio ufficio, il mio negozio, per 10 giorni, nei quali sono stato lì. Quindi obiettivamente ho anche avuto, non solo non ho avuto un ritorno economico nell'andare e nel fare soccorso, ma obiettivamente ho anche avuto una specie di piccolo danno economico relativo, perché diciamo che, visto la situazione che c'è stata, anche moltissimi miei clienti sono stati molto comprensivi, chi mi ha chiamato «senti, potresti intervenire? Guardi, sono in Abruzzo», hanno indubbiamente detto «no, vabbè, ci mancherebbe, ci sentiamo quando rientri», anche se sono mancato 10 giorni, non è che sono mancato 8 mesi.
Però il punto è questo: il volontariato, fare qualcosa per gli altri per non averne un ritorno economico, è una cosa che forma molto lo spirito. Diceva qualcuno, è un elisir per la propria moralità, e indubbiamente è una cosa che migliora molto il mondo in cui viviamo, ed è una cosa che taluni, ho visto alcuni video di questi giorni di alcuni youtuber che seguo, soprattutto stranieri, tra l'altro l'ultimo video di Jacqueline Glenn, che rispondeva anche a una cosa che riguardava proprio l'Ice Bucket Challenge, che lascia molto pensare a come, in Italia perlomeno non lo vedo, ma come nel mondo vengono visti soprattutto gli atei che svolgono, che fanno attività di beneficenza e fanno attività sociali. Perché come mi stupisce come, e mi riallaccio ai tre vlog precedenti, anche se, soprattutto il mio ultimo vlog, anche se per il momento questo argomento è chiuso, non è detto che non lo possa riaffrontare in futuro, però mi stupisce vedere come molte persone siano convinte che uno che è ateo, siccome è ateo non può avere dei valori morali, come se i valori morali siano insegnati esclusivamente nella Bibbia. È una cosa molto discutibile, secondo me, perché non ci vuole né la scienza e nemmeno un prete per dire se una cosa è giusta o sbagliata. La prova ne è appunto il fatto che io sono impegnato nel volontariato, sono impegnato nel sociale da lunghissimo tempo, e ciò nonostante sono ateo. Io sono stato uno di quelli che, mentre andavamo in Abruzzo i primi giorni, mentre eravamo in nave, mentre eravamo tutti uniti lì nella stanza a discutere con i responsabili di protezione civile, se ne uscì uno degli ultimi, che poi ha saputo essere un sacerdote, e va bene, vorremmo concludere questa riunione recitando tutti assieme il Padre Nostro, ho tirato un no incavolato nero, mi sono alzato e sono uscito. Ho incontrato altri due colleghi dichiaratamente atei, e uno dice, ma insomma, no, lo so, il Padre Nostro, la benedizione, ma stiamo andando a morire. Quindi qualcuno l'ha visto anche male questo discorso che ci siamo alzati e ci siamo usciti, però nessuno si è permesso di dire tu perché sei uscito dalla messa, perché se ne sarebbe tornato a casa con una bella querela, perché va bene tutto, ma tu non mi puoi discriminare se io non sono cristiano. Ciò nonostante, siamo stati guardati male perché ce ne siamo usciti dalla preghiera, perché se facciamo del bene siamo tutti buoni cristiani. No, ma io non sono cristiano, vabbè. Ma mi pare che il concetto è chiaro. Ragazzi, ho concluso. Vado dal cliente, sto per cercare parcheggio, quindi questo è tutto, noi ci vediamo domenica prossima. Se il vlog vi è piaciuto, condividetelo con gli amici, se vi è piaciuto fate pollice in alto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto, è gratuito, e sarete notificati quando pubblicherò nuovi vlog. E per ora ho concluso, noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti, e grazie!